combattuto la punizione che ha propiziato il gol del tuo compagno, hai battuto il calcio da cieco, hai fatto tutto tu. Sì, posso dire che siamo stati protagonisti tutti, secondo me, non solo io ma tutta la squadra. Abbiamo fatto una partita importante contro una squadra forte, e è un peccato perché secondo me abbiamo dominato la partita, e andare sul 3-1 contro una squadra così e fuori casa ci dispiace, perché comunque era un vantaggio importante anche per la partita del ritorno. Però nonostante questo ci portiamo a casa questo pareggio, e giovedì ci aspetta un'altra grande partita. Hai fatto un gol favoloso, un incrocio dei pali. Sì, me lo sono preparato bene, poi me lo sentivo, ho provato a calciare, è andata bene, sono contento. Ti è mancato qualche gol quest'anno? Perché se fai gol così potevi farne qualcuno in più? Sicuramente sì, potevo essere a livello realizzativo un po' più concreto, però non è mai troppo tardi. Alla fine, anche nei momenti così importanti, va bene lo stesso, anche se sono pochi, van bene. Cos'è mancato sul 3-1? È mancato quel pizzico magari di esperienza in più, che magari perdere magari un po' più di tempo, tenere un po' più di palla davanti, e è mancato questo. Però davvero abbiamo poco da rimproverarci, come ho detto prima. Sì, è un peccato perché la partita l'abbiamo fatta noi, secondo me, soprattutto per quello. Poi per il risultato siamo rammaricati, però non era facile venire qua a Pescara e cercare a tutti i costi la vittoria. È indubbio però che insomma adesso questo 3-3 ti pone in una condizione di vantaggio, potete giocare per due risultati, giocherete in casa, affronterete un Pescara che ha diverse assenze. Sì, beh, sicuramente abbiamo dalla nostra parte due risultati, quello sì, però noi dobbiamo cercare di entrare in campo giovedì, cercare di vincere, perché non possiamo permetterci di rilassarci, e dobbiamo pensare a noi. È vero che hanno un po' di squalificati, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi, entrare in campo come siamo entrati oggi, decisi, determinati. Senti, ci vuoi dire la mia differenza di squadra? Sì, ma non ho notato tutto questa grande differenza. Sapevamo che il Pescara ha grandi giocatori di qualità, quindi sapevamo che era una partita difficile, però la differenza non è stata, diciamo, non c'è stata da, come dice lei, da un girone all'altro. Non, secondo me non c'è stata tutta questa differenza.